sera e benvenuti a tutti e chi mi seguiva già bentornati su Ground Zero Channel per questo nuovo appuntamento settimanale dedicato prevalentemente alla musica ma anche all'arte in genere e quindi saremo in compagnia di amici leggeremo anche i vostri interventi molto volentieri e il nuovo appuntamento si chiama Underground Zero in onda tutti i mercoledì alle ore 21 puntualissimi mi raccomando che così e chi lo stesse guardando in registrata, mi raccomando, date il like al video. Iscrivetevi alla pagina YouTube, alla pagina Facebook. Mi raccomando, e seguiteci. Buonasera a tutti. Ho oh, i primi amici. Cominciano ad arrivare. <ride> grande Davide, Grande Cristina. Allora, stasera, stasera sono in compagnia. Ciao, Luca sono in compagnia di un carissimo amico con il quale ho eh, avuto anche un passato musicale. Poi dopo lui ovviamente ha continuato, ha fatto della musica la sua vita, io ho preso strade leggermente diverse, ma ho sempre cercato di tenere un piede dentro, chi mi conosce lo sa, e quindi vorrei dare il benvenuto all'amico Mattia Monetti. Ciao! Ciao, ciao Mattia, mm. ciao Giussi. Ciao! Tutto bene? Sì. tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Te come okay, va? va? Benissimo, benissimo. Benvenuti mm -hmm. e grazie mille del, di aver accettato questa collaborazione, insomma, e sì. anche perché dopo tu tanti, sei... Dopo tanti tempi, cioè dopo tanto tempo <ride> passato, <ride> distanti, insomma, ci siamo rivisti qua, dalle sì. cantine di Modena <ride> alle tv... Del mondo, <ride> alle tv online, cioè eh. e veri e propri gruppi delle cantine, insomma, noi no? sì. in un garage interrato a, a due piani sottoterra. Sì, quelle cose che ti vergogna anche un po' raccontare, <ride> ma che in realtà la musica di oggi, cioè nel senso che la musica è fatta di quel, di quel sudore, di quella fatica fatta in cantine perché non avevi soldi per permetterti di più. Diciamo, no, però intanto è lì a sacrificare, diciamo, una parte di te stesso per qualcosa di più grande. Oggi, diciamo, questa cosa viene, avviene in una, in una dimensione, a noi il computer, insomma. E, okay. Non lo so, ci parliamo okay, con so. il computer, ci conosce il computer. <ride> Ma io guarda, ricordo adesso, senza dover fare dei grossi remember. Uh -huh. Però eh, ricordo che si era, era creata un'energia che facevamo. Po, quanti ne facevamo? 35. Tu, sì. bo, credo, tutta l'opera omnia sì. del. <ride> De, eh. del gruppo che tributavamo al tempo sì. quindi è così avevamo veramente il gusto anche di stare in sala prove suonare fino a tardissimo e, sì. e, e quindi anche condividere, condividere insomma un po' eh, un po' la passione adesso effettivamente siamo tutti un po' in solitaria no? perché siamo tutti eh. un po' chiusi però eh, era un fenomeno che c'era anche prima di questo momento certo, poi certo. di fatto assolutamente sì e in realtà è anche una cosa positiva perché noi abbiamo anche bisogno di quella dimensione, no? In cui ci confrontiamo anche con noi stessi, in cui abbiamo un luogo privato che diventa anche il computer, no? Cioè, in cui metti giù le tue idee, ci lavori, ma queste idee sono compiute fin quando, cioè, perché la musica è comunicazione, noi riusciamo almeno a comunicarla ai membri del nostro gruppo. cioè <ride> e... Io ti ho perso un attimo, adesso ci sei ancora, ok, sì. e... no, scusa, e... dico, cioè. Una comunicazione significa un confronto, cioè io preparo una cosa per i fatti miei, no? E una canzone, una musica, gli arrangiamenti. Ne sono super orgoglioso. Però poi dopo ho il coraggio di andare nel, ne, nella cantina con il mio gruppo che mi dice: Ma secondo me fa schifo. <ride> e poi devi convincerlo che invece c'è qualcosa di buono <ride> cioè, questo primo passaggio c'è cioè, oppure eh, no capito cioè, perché questo io e te lo conosciamo bene anche se ma, cioè. noi ci siamo visti per fare delle cover no? ma anche nelle cover comunque come preparavamo la cover come era la voce come il basso cioè noi ci avevamo preparato delle cose a casa e arriviamo lì e diciamo ma secondo me spacca e loro ti dicono ma secondo me fa schifo partendo da <ride> Beh, noi ci avevamo messo molto del nostro, anche eh? pur sì. essendo una cover band, addirittura tributo di, di, un, eh, di un gruppo specifico, ma eh, lo eh. possiamo dire Red Hot Chili Peppers, sì. Pepper, insomma, ci piacevano, ci piacciono <ride> tuttora e penso che ci piaceranno sempre finché avranno fiato per andare in sala di registrazione sì. a, a incidere perché dal vivo è che arrivano sempre un po' provati lo... <ride> come tutti arri arri arrivano che sono andati a letto tardi e, eh. e, e, e come sempre e come sempre so... però quando li becchi <ride> dal vivo ci sono sì, no, io, so. io almeno li ho visti eh, eh, cioè Nonostante tutto quello che io, dove tutto quanto, e come loro dovevano essere finiti lì dopo 200 date, insomma, a fare questa qua. Han fatto un concerto di tre ore che io ce l'ho ancora lì, mi, mi ricordo moltissimi momenti. Nonostante non avessi un cellulare, esatto, cioè ce li ho qua, faccio scansiono No, cioè, vado nel database e tac. <ride> però, visto che parliamo di musica suonata a questo punto, io direi che eh, il cellulare è una bellissima invenzione. Se l'avessimo avuto noi, eh, probabilmente avremmo sì. avuto un percorso evolutivo più rapido, perché incidevamo sulle cassette, insomma, con, de con sì, degli sì. espedienti particolari. però andare a un concerto dei Red Hot filmando col cellulare, forse è meglio viverselo veramente nelle orecchie, no, ma, negli ma, occhi, ma è... e nel, no? Ma infatti, ma io adesso corpo. però la sì. vedi, la gente al concerto con il. Con, con... Sì. Cioè. No ma nel senso io adesso ho iniziato questo, questa, questa puntata, questo, questa chiacchierata in un modo che può sembrare vedo. Oh, io in realtà sono un perito informatico, ho iniziato ad utilizzare eh, eh, internet nel 95, che cioè tu dovevi vedere, cioè, io ti giuro, cioè, mi ricordo il sito della Ferrari nel 95. Tipo, e è una cosa fatta con front page, no? con il logo sgranato della Ferrari su uno sfondo verde inguadabile, inguardabile, tipo che, cioè, con i caratteroni così, no? quindi proprio gli albori. E quindi, nel senso, è un grandissimo. Cioè, così come qualsiasi tecnologia è un vantaggio, no? ma è un vantaggio That's... nella misura in cui noi la utilizziamo e in cui non ci utilizza cioè è questa la cosa perché 2000, 2001 di nello Spazio un film stupendo eccetera parla di una cosa che è una nostra paura perché non è una cosa che potrà essere è possibile perché siamo noi quelli che programmiamo le macchine e allo stesso tempo siamo noi che impariamo dalle macchine perché cioè, la tecnologia ci ha consentito di, di, di sviluppare nuove capacità anche cioè da un lato no? se utilizzata in, come dire, voglio fare questo, faccio questo no? e utilizzo i vantaggi che mi consente questa tecnologia no? nel farlo meglio ma se, se mi trovo di fronte a una tavolozza di colore infinita e mi dimentico che cosa scegliere cioè nel senso ho perso, siccome ho mille possibilità o milioni di possibilità non mi ricordo più che cosa volevo all'inizio perché mi piace questo, mi piace quell'altro eccetera allora a quel punto lì cioè, si, si ritorce contro di noi e questo è un po', secondo me, è un po' a che fare con la musica oggi e, e in generale, un po' l'arte, eccetera. Insomma, abbiamo tante possibilità, ma quel tempo passato in cantina sì, no? sì. semplicemente nel viversi uno strumento, quello che ci comunica, tutta una serie di cose, quello che possiamo trasmettere tramite questo strumento, sta andando un po' perdendosi e. Quindi, questo cioè, motivo per cui mi hai chiamato, questo progetto che ho per la testa, eccetera, va nella direzione opposta, insomma, questo per fare un cappello. Ci arriviamo perché in realtà io con un espediente, con un ignobile stratagemma ti ho eh, coinvolto in questa avventura eh, musicale. È un bel po' che ne parliamo, tra l'altro che ti dico eh. sempre dai ti mando qualche registrazione e tu mi dici sempre no, devi venire qua e, devi, eh. e, dobbiamo, e bisogna <ride> sentire la musica suonata dal vero. E, hai questo progetto in mente eh, veramente direi eh, rivoluzionario perché come, come lo hai in mente tu non esiste e quindi eh. tu sei partito, diciamo hai lasciato Modena e sei partito eh. quindi per Bologna sì. che Ti è molto sei... vicina è molto vicina ma cambia molto l'ambiente come dire nonostante che ci siano 35 km quanti sono di distanza cambia molto l'ambiente, molto più aperto diciamo ma in realtà Amo Modena soltanto che per trovare quel tipo di ambiente lì devi, devi andartelo a cercare. Proprio. Oh, Insomma, sì. qua. Comunque, scusa, vai avanti. No, non no, so. no. Eh, invece era per introdurre eh, il, il primo mattoncino che porta poi eh. a quello che è il tuo progetto. Io ti sono venuto a trovare, ho guardato quello. Sì l'inizio, diciamo, insomma, della, del, del progetto e quindi lo, 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 lo sto osservando, eh, è già nato e quindi piano piano sta crescendo sì. e quindi tu sei andato a Bologna e hai voluto fare una cosa eh, al di fuori di, di, del solito, quindi sei andato in centro sì. proprio, in sì. pieno centro. Hai preso sì. questo appartamento e è grande. E in realtà per motivi opposti rispetto a quelli per cui normalmente le persone cercano una casa in centro, no? Cioè uno cerca una casa in centro perché diciamo è benestante, si è fatto la sua vita, il suo patrimonio, quello che è, dice adesso mi voglio una bella casa in centro, no? che me la godo, che scendo giù, vado dal fornaio, di fronte casa, no? tutte queste cose qua. No? E sono in un attimo al centro di una grande città, quindi qualsiasi cosa succede sono lì. Io l'ho fatto per motivi opposti, cioè... Perché io, cioè, da un lato ho una parte artistica che tu, vabbè, tu conosci, ma dall'altro un una parte che conosci forse meno è la parte economica. Perché io penso che là c'è cioè, un, un, un um, eh, preside di una scuola eh, di Modena, eh, cioè, che è stato, che oggi è morto eh, che. Che è stato il preside del Fermi, una scuola abbastanza rinomata, quantomeno cioè, uh -huh. per un certo tipo di, di cose, eccetera. E Questo preside qua, illuminato, cioè io mi sono. Mi, cioè, abitava all'ultimo piano del mio palazzo e mi ci sono scontrato mille volte, no, in cene, così, dicendo: No, perché la cultura, eccetera. Lui mi diceva: Ma, ma no, è l'economia. Perché se tu, cioè, l'economia è quello che ti consente di pensare. Di poter fare arte. Quindi l'arte inevitabilmente viene dopo, cioè perché se tu c'hai da mangiare, no? C'hai da dormire, no? E hai un minimo di serenità, di non dover essere, come dire, no? se andiamo indietro nel passato, lì con il coltello pronto no? da, da proteggerti dal possibile nemico, con la fame che ti attanaglia, non la fai arte, cioè la fai, semmai quell'arte povera è nata magari da gente che vive per strada, il blues di New Orleans, capito? Cioè, però in qualche modo è una... Cioè, la fai, ma è una... Una, una con, con, contingenza, cioè come si dice, una, una congiunzione astreale, no? Per cui una serie di cose succedono, per cui hai, non ti preoccupi di una serie di cose e puoi fare arte, non hai da mangiare, ma puoi fare arte. però è stata una cosa che è successa tipo una volta, no? Sì, sì. Cioè, caso. Tendenzi tendenzialmente, se noi andiamo a guardare nella storia, prendi un Oscar Wilde, prendi chiunque vuoi, comunque più o meno ci da mangiare, era più o meno benestante e, e quantomeno, cioè non aveva magari... Che l'arte si faceva nei salotti in realtà. Sì. Si faceva nei Capito? salotti. Quindi lui in, in realtà c'aveva ragione, qua il punto è che l'arte soffre perché non ci occupiamo dell'economia dell'arte. Certo. Cioè, e quindi non ci sono soldi per poterla produrre? Chiaro. in modo decente perché noi qua cioè, ci siamo tutti sentiti fighi nel 2000 che scaricavamo peer to peer, minchiate fritte non ci siamo, non ci rendiamo conto che per ogni cosa che abbiamo effettivamente rubato no? cioè ci sono meno soldi nell'industria è quella che odiamo no? però questa industria qua se prima che aveva più soldi aveva più soldi da buttare anche in progetti, cioè in quelle etichette piccoline cioè, che si guadagnavano sì, che si guadagnavano quell'autorevolezza certo. quell di dire: Senti, dammi qualche, mi, mi butti qualche soldo. Cioè, se, magari in dieci anni ti sforano due, due Pink Floyd, no? In dieci anni non faccio un cazzo, però due Pink Floyd. Te li sfor cioè, Nel senso, ogni anno vado in perdita, però ti sforano due Pink Floyd. Noi li vogliamo due Pink Floyd, cioè ce ne basta anche uno, Beh, insomma. no? Ma le sforna così come Biscotti. Sì, diforna. No. Sì, se... beh, io, <ride> diciamo, che, diciamo che, da, che, che a livello industriale, dei pink Floyd ne, ne vengono fuori proprio pochi. <ride> sì. sì, se no, poi dopo cioè. adesso c'è molto. C'è una direzione anche, anche diversa nel, nel, nel proporre. Ehm, il messaggio in questo momento sta, sta, avendo, sta avendo un buon successo, magari a discapito più di un eh, buon cantante piuttosto che, diciamo, nel, nella massa. Poi dopo la nicchia continua a, a sentire cose eh, particolari. Ti dicevo po poco tempo fa per dire, vai anche a prendere un, un, un artista, magari, eh, chiamiamolo commerciale poi quando lo vai magari a sentire in determinate circostanze ti rendi conto che sì, è commerciale dal punto di vista appunto economico, però in realtà dietro c'è comunque un artista di altissimo livello. Certo, può, certo ma, ma, infatti, ma infatti io i discorsi che faccio non li faccio su, sull'individuo, sull'artista in sé, ma sulla confezione. Capito? Perché cioè, eh. prendiamo, prendiamo, metti un giovanotti, no? Di, cioè diciamo così. Cioè, certo. Giovanotti è partito con delle cose super commerciali, no? Che è stato criticato, super criticato. Intanto ha portato dell'hip hop qua in Italia, quando ancora... Ah, vabbè. Sì. Il rapper, sì, non... È un, un coglionato. Ok, ha fatto dei soldi, qua... no? Con, <ride> con questi soldi qua... No, per die, cioè... Sì, sì, sì. Con questi soldi no, no, no. qua, a un certo Anche punto... A un certo punto ha detto adesso, cioè ha detto, nel senso, una sua evoluzione artistica, eccetera, ha fatto l'albero. L'albero, per quanto non c'entra un cazzo Giovano giovanotti con i Pink Floyd, l'albero è un, un, un album a livello di quel tipo di... cioè, non ti sto dicendo a livello dei Pink Floyd, ma di quel tipo di attitudine, cioè, un'attitudine certo. artistica, cioè, quello lì è, è un concept album comunque per lui, cioè, in questo te lo paragono un po' certo. con i Pink Floyd, no? Certo, certo. Cioè, e ma l'ha fatto dopo aver avuto la sicurezza economica. Oggi sì. c è, c è il problema è che negli artisti anche emergenti no? c'è la cosa di cioè, eh, beccare quel successo che ti consente dopo di fare cose no? più, cioè, che senti più vicino, più, cioè, in cui sei più te stesso. No? Ma sta cosa qua, il problema è che finisce per compromettere quell'ispirazione che ti viene a cercare quando scrivi una canzone, perché tu automaticamente quando scrivi una canzone pensi di farla in un modo che possa funzionare, no? Certo. Ok, certo. cioè è una cosa oppure che... Fai. Cioè, nel o senso, fai una cosa è per te privata. Sì, eh, sì. O fai una cosa per te cioè, privata oppure fai una cosa che vorresti che arrivasse. Esatto. Vorresti un maggior numero che arrivasse... Di persone. esatto, solo che il maggior numero di persone in realtà non ti interessa. Cioè, ti interessa gli appassionati di musica. Certo. Perché dico, faccio questa distinzione? Perché l'industria, come qualsiasi industria, no, una volta esaurito un certo tipo di target, cerca di ampliarlo in modo da poter, no, avere più ingressi, cioè qualsiasi certo. industria, no? Però il problema è che l'arte è un po' diverso da fare un cacciavite, capisci? Cioè certo. quindi il problema, il problema è che noi siamo andati in questa direzione e va tutto bene. Però questa cosa ha fatto sì che ci si preoccupa prima di quello che ci potrà tornare, no? Prima ancora di fare una canzone. Cioè, per assurdo ti sto facendo una. cioè una. sto estremizzando un concetto, no? Il problema è che quando i Pink Floyd, Paolo Conte, Jimmy Hendrix, Eta Franklin hanno fatto dei capolavori che noi tutt'oggi stiamo lì ad ascoltare, non gliene fotteva una sega di un cazzo. Di, cioè, detto brutalmente di vendere, capisci? Cioè, in quel momento lì, quantomeno. Sì, sì. Dopo, dopo, perché dovevano dire come faccio l'album dopo, eccetera, gli interessava. Ma quando concepisci una canzone. Questa cosa qua non ti appartiene perché semplicemente stai cercando di comunicare qualcosa, no? Allora, questo è quello che dà un valore artistico a un, a un, a un brano musicale, tipo, no? Se noi questo fattore qua lo. lo... Lo trascuriamo. Quel che succede è che la nostra platea, il nostro target si amplia, in, cioè si arriva al 100%. Ma quelli che seguono un artista, che provano delle, delle sensazioni da quella musica e che queste sensazioni gli provocano un, una evoluzione dentro se stessi in qualche modo, perché la musica ascoltata in un certo modo ti provoca anche questo, non succede. Quindi, queste, queste persone sono quelle persone che ti ascoltano quella canzone la buttano via, non si ricordano neanche chi. Sono dei consumisti. Fondamentalmente. Beh, guarda, se fossimo davanti a una platea, adesso ci sarebbe l'applauso, sicuramente. Quindi, <ride> no. ragazzi, a casa spolliciate, date la like, <ride> spolliciate come non ci fosse un domani. Mi raccomando, che così aiutate anche la pagina. Ma quindi, questo progetto del quale. Stai cercando di non parlarci in nessun eh. modo, che invece è, è un'idea affascinante. Vuole andare a coniugare quindi quella che è l'espressione artistica vera e propria e quindi alimentare e abbinarla poi a quello che è un, un percorso anche eh, economico, no? Sì. Sì, perché, perché in realtà noi da tutto ciò ci, ci dimentichiamo che la musica e le arti in generale hanno un potere, eh? cioè potere in, in, inteso in senso lato nei nostri confronti, di farci provare cose, di medesimarci, di... Scendere da noi stessi per proiettarci in altri punti di vista, tipo no? che, che completano il nostro stesso punto di vista. Questa è un'opera di accrescimento attivo, non passivo come scrollando un cellulare. Ma è una cosa che tu ascolti una canzone, poi l'ascolti in un altro modo. Ti, ogni volta che l'ascolti, ti mette un mattoncino che ti fa interrogare su un altro punto di vista. Questo punto di vista. Non è più un tuo nemico, qualcosa che devi dire, ah perché io sono, di sono comunista e tu sei fascista e vaffanculo, no? Cioè, È una cosa che l'altro punto di vista lo vedi come una cosa, oddio, cioè, non avevo pensato a questa cosa. E considerarlo in questo momento mi porta, cioè mi mette degli altri mattoncini che mi fanno capire meglio me stesso. Questo è quello che ti può fare un'opera d'arte, una canzone, una poesia, un libro, qualsiasi cosa, no? E questo è il potere che ha, noi non lo stiamo utilizzando questo potere, noi stiamo utilizzando soltanto quelle parti di questo potere che hanno molto a che fare con la PNL programmazione neurolinguistica, no, che fanno sì che noi reagiamo a certe cose che vengono fatte in un modo che è come se fosse un'opera d'arte, ma in certo. realtà non lo è, non lo cioè è. è come dire, cioè, nel senso. Tu prendi una fiction, no? ti mettono il bambino così che ha lattato, che sta male, che piange, eccetera, no? e noi siamo tutti lì in là, che Ah, poverino, eccetera, no? Prendi Tim Burton con Edwood, tipo, no? E lui decide in ogni fottuto cazzo di momento di quel film lì quando tu non devi piangere, perché te lo tieni per il finale, per quel momento specifico lì. Capisci? Cioè Lui utilizza l'arte per mantenere la tua tensione, la tua, la tua predisposizione ad ascoltare e per condurti in un luogo. E non barra, non ti racconta, non ti mette lì la cosa strappalacra e me così. Capisci? Anzi, la smorza con dell'ironia fino all'ultimo momento. In cui tu lui vuole lasciarti un segno e lo fa con la tecnica più basilare della, del, 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 del cinema, cioè una piuma. Che, che girano e una telecamera che lo riprende è una cosa che hanno fatto nel 1921, se non sbaglio. cioè, quindi, zero innovazione, semplicemente utilizzare una tavolozza di colore e non così per dire, scusa, per dire c'ho il 4K, c'ho una cosa potentissima che non me ne faccio niente. No, ho, quel, ho otto colori, ma li uso consapevolmente. Esatto. Eh, eh l'arte comunque deve sempre, deve sempre eh, avere eh, libertà assoluta. Poi ci sta, ci sta anche il, il discorso delle, delle tecniche, d'altra parte, certo. parte eh, siamo, siamo bombardati no, da messaggi eh, più o meno leciti e quindi inevitabilmente siamo anche... Bombardati da musica più o meno artistica, eh? Beh, mettiamola sì. così. Poi è chiaro che eh, magari tempo fa, non lo so, mi sembrava ci fosse anche più eh, voglia di spostarsi eh, rispetto a, ad oggi, che quando si prende un, un, un canale dopo, dopo tutti martellano su quel canale lì. Facciamo un esempio, sì. anno 2017, D'Espassito, e eh, mi ricordo che le, le radio nazionali ogni, ogni trasmissione, quindi ogni ora sostanzialmente, ribattevano perché tutti volevano durante il loro eh, il coso mettere in onda, perché probabilmente alzava. Ho preso questo esempio, ma avrei potuto prenderne centinaia. Eh, quelle sono canzoni che sono sicuramente rappresentative di quell'anno lì. Ehm, però, sì, poi di fatto quando, quando vai a, ad analizzarle più nello specifico, eh, magari insomma, vedi che c'è certe semplicità che, rispetto ad altre cose un pochino più artistiche, che poi ti entrano e ti restano, no? è, sì, è, è sì. quello più che no, altro. Ma, ma cioè, allora è anche un'altra cosa. Io non ho nulla in contatto, io contro l'intrattenimento: certo. cioè, nel senso. A parte che cioè, io ce l'ho sempre, cioè, perché parlando di me e di un passato, io ce l'ho avuta a Moet con It's an tipo per dire, no? Come concetto, come. Però, ah, ti dopo... interrompo perché voglio fare una eh. citarti, perché eh. una volta. <ride> Non mi ricordo, avevi incontrato qualche, ma parliamo ovviamente. C'erano eh, ancora le lire, eh, ragazzi. Sì. Quindi insomma, andiamo un pochino indietro. Avevi incontrato un gruppo e, che ti diceva: eh, Sai, noi facciamo i Linkin Park. E tu gli hai detto: Ma che... i Linkin Park sono una boy band. <ride> <ride> hai girato i tacchi. E te sei andato. <ride> una roba del genere insomma, e, eri, eri più radicale sì. una volta. Adesso sì, No, sei. no, era molto più radicale, però poi cioè, diventando anche, diciamo, tecnico del suono produttore, eccetera. Eh. Cioè, io ascoltando le produzioni di Ethereum Spears, dico tu la cetici. Cioè, dico io, Mattia, la catichi, ma tu intanto inizi a cantare così a cantare quel, e a ballare in quel modo mentre canti. Poi dopo ne parliamo, no? Poi certo. dopo, se iniziamo a guardare la produzione, cioè dentro quei pezzi là cioè ci sono dei produttori cioè, pazzeschi sì, che sì. ti buttano lì delle, dei giri, delle cose di una creatività inaudita, capisci? Cioè, nel senso, l'intrattenimento è una cosa, il massimo esperto sono dei grandi cioè nel senso io vorrei, cioè, uno de, de, dei miei sogni sarebbe quello di farmi un cazzo di disco, di hit da, da buttare in discoteca così che, che si spacca la faccia a tutti quanti, ok questo è un punto, io non ho problemi verso questa cosa, ho problemi sull'equilibrio sull delle cose, cioè esatto. oggi c'è un 80% di questo abbondante, oserei dire, un 10% di quell'altro, che in realtà quell'altro è enorme, ma quello che appare è un 10% e spesso è un 10% che non ha riferimenti, cioè che i riferimenti sì. che ha sono quelli, cerca di, di beccare un singolo così esci. Esatto. A, a far conoscere le altre cose, sei a posto. esatto, capito? E sta cosa è molto in, cioè, è impoverisce molto. Mi cioè... ricorda un artista italiano, questo, questo, questo discorso, ehm, che ha avuto alti e bassi, o quantomeno, è partito con, dei, con un alto molto alto. Mm. Parlo di, di Gianluca Grignani, wow. è partito. Cioè, sicuramente, come, come artista, eh, non, eh, no, è veramente... si, si può ah, cioè... dire poco. Esatto, e sì. era no, partito. E io lo dico coronario. da uno che l'ha odiato. Eh. Cioè, lo dico da io... uno che, quando è arrivato al Festival di Saemo che si è presentato, l'ha odiato. Poi dopo l'ho scoperto. Quindi, Poi ha fatto cioè... la fabbrica di plastica. Eh. Che abbiamo comprato solo sì. ha comprato solo chi suonava. Perché sì. tutte le sue fan si erano date sì. alla macchia, visto che aveva fatto un album. Di spessore anche musicale notevole, tra l'altro, suonato in diretta come registrammo noi anche. Sì, tra sì. l'altro, suonato tutti contemporaneamente. cioè veramente una cosa fatta, fatta benissimo. E per dare più risalto, tra l'altro, se non so se lo ricordi, aveva una custodia gialla al CD e dentro aveva questa carta per sì, carta grezza, ogni, ogni, scritta appena con gli scalabocchi. Eh. E, e così. E La Fabbrica di Plastica, praticamente, è un, è un album che musicalmente è. Meraviglioso, però praticamente non. non, non... ce lo eh, siamo ascoltati vedi, solo noi. Lui vedi. È, è però l'ha esempio... fatto presto. Lui ha fatto sì. la strada al contrario poi dopo è tornato alle hit. No, ma non dopo... è che l'ha fatto, pre... non è che l'ha fatto presto, è che lui con il primo disco ha fatto un, una bomba. cioè lui certo. ha venduto tantissimo ed è tantissimo. popolarissimo quel primo disco. E, que e questa cosa, cioè per quanto io stesso. E sentendomi quel disco lì dopo aver ascoltato La Fabbrica di, pl di Plastica mi sono reso conto che veramente era bravo. No? Ma io, cioè, come lo vedevo, come si presentava la scelta di produzione, insomma, quello che è, subito ho detto: Vabbè, questo qua è il solito di -emo, eccetera. No? Certo. E in realtà, no, in realtà, no. no quindi avevo un pregiudizio io. Cioè, lui è, è veramente molto bravo e appunto ha fatto i soldi col primo disco per dire il secondo, fatto. Cioè, quello che hai detto te, ma ti, ti faccio notare un dettaglio: che ogni custodia era diversa, non ce n'era uno uguale. Cioè, e questa cosa, fabbrica, qui, sta cosa qui è una cosa che è un'opera d'arte in sé. Perché è un'opera d'arte in sé? Perché. Se, se uno è cioè, se un io adesso magari lui non ci ha pensato ma non credo magari gli è venuto era così era plastica di colata quindi era molto sì, grezza era colata per però se uno, se uno vuole, vuole scusa cogliere la metafora non colare vuole cogliere la metafora cioè si. Sì, sì, cioè, io la sento particolarmente perché è l'origine del progetto che ho qua cioè il fatto che un'opera d'arte non è applicabile quindi lui ha fatto ogni Custodia differ di differente da quell'altra, cioè, con questo, questo quest eff quest effetto colato, eh? Questo te l'ha detto lui, no, 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 no è cioè, che, che no, vabbè, lo diceva nelle interviste. Certo. Che ogni, ogni sì, 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 confezione era diversa, cioè, ma perché se la guardi, cioè, vedi che proprio è come. Sì, sì se avessi buttato della plastica lì e sì, come ne viene cioè, nello stampo come veniva stampo, veniva sì. come veniva veniva capito sì, c'erano tutte le venature sì sì eh, ma me questa, la ricordo cioè, benissimo a me viene da cogliere come una metafora capito cioè, non, non, certo. è, non è cioè, non non puoi farla a catena capito catena e poi di ti aiutava quell'album lì anche nel suo percorso tra virgolette creativo perché dentro poi eh, i testi erano Scritti in corsivo con, con, con le correzioni, con, sì. con appunti, con parole, anche che poi nella canzone non c'erano eh, eh. piuttosto sì, che in, altre, qualche modo, scrive... in qualche modo cercare di trasportarti nel, nel processo creativo, cioè, tu nel che ti sei annotato su, su una cosa, che poi è una cosa che in realtà facevano anche per Gem, facevano certo. cioè, in, que in quegli anni lì, facevano molto, molti cioè, gruppi di quella sfera, grange, cioè, di quella scena. Grange, eh, Dell'epoca che è diventata famosa, tipo quella lì, cioè que 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 quella lì è stata una scena abbastanza spartiacque perché negli anni '80 si è in una situazione un po' paragonabile a quella di oggi. Cioè perché c'erano tutti i sintetizzatori digitali, cioè tutta una serie di nuovi eh, macchinari che hanno poi dato una rivoluzione un po' come quella di oggi con il computer, no? Quindi un sacco di possibilità. E però, cioè, che uno alla fine iniziava a mettere gli archi perché, eh, ma cosa fai? Non ci metti gli archi, mettiamo gli archi. cioè, diventava tutto molto barocco. Sì, sì. Poi è arrivato il Grange che ha preso delle chitarre scordate della gente che non sapeva suonare, no, che però aveva voglia di farlo. E sta cosa, tutti quanti dicono, cosa sta succedendo? Insomma, cioè, ha, ha scosso un attimo. E anche lui ne è rimasto influenzato positivamente, mi viene da dire. E quindi questo progetto che stiamo menzionando dall'inizio eh. della puntata ma che poi non, eh, non, non... si può allora, ra ra racconto una, una parte del backstage quindi il, praticamente gli inquilini del condominio ti hanno fermato mentre tu salivi le scale con un pannello <ride> di, di cartongesso sì, <ride> e poi mi hanno, mi, hanno, lei? mi hanno minacciato mi hanno vabbè lasciamo perdere perché ovviamente, eh, cioè, cioè mi provate porti a immaginare. il di registrazione in condominio. Cioè, in sì, ma, ma non solo in condominio, co cioè un condominio di avvocati, esatto. <ride> cioè, tu cioè, arrivi ah, eh, lì, cioè, ti guardano come uno uscito da un centro sociale <ride> che dici, Ma che cazzo <ride> fai? Ma, cioè, tu eri ma... Super Mario che affrontava Bowser sì. l'ultimo livello praticamente, sì. circondato Ehi... da avvocati, giudici. Esatto, che e io ti dicevo, l'ho voluto qua, questo posto, per due motivi basilari e che... Cioè, Però per le palle agli da... avvocati. Esatto, <ride> questo è il tema. tre motivi. <ride> no, eh, due motivi basilari che sono, cioè, nel senso che nessuna delle persone che abita qua o nei dintorni è qua per questi motivi. Per me i motivi eh. sono uno, i giovani, perché il mio target è 15-25, sta in centro, non ha da che spostarsi. Cioè, al massimo c'ha la bicicletta, ma gliela fregano una volta al mese. Quindi... <ride> sì, poi c'è Quindi, cioè, eh, l'università, in centro... insomma, sì, in Bologna sì. è, è una città pre-lockdown e speriamo presto, eh, molto viva, a tutte sì. le ore. Quindi... Effettivamente. E, sì, è anche adesso comunque nonostante la situazione e da un lato io la vedo come una cosa positiva, ok, che bisogna stare attenti tutti quanti, però cioè, la gente ha voglia di vivere e questo è bello vivere in una città in cui la gente ha voglia di vivere, insomma, cioè, perché se no qua, città, cioè io quando vengo a Modena, cioè, sono lì che dico ma mi volete, Vabbè. volete morire e prima che Vabbè. io, arrivi cioè, nel senso spiegato, cioè, l'effetto che mi fa è un po' strano, però... A parte questa digressione. E motivo 1 è che appunto il mio target è fra i 15 e 25, nel senso che comunque eh, non è neanche una questione di cercare il talento, mina o che cazzo ne so. Il punto è che in una certa fascia d'età c'è molto talento. Se tu riesci in qualche modo a... A, a dargli delle risposte a certe domande di cui non hanno le risposte perché non hanno l'esperienza, giustamente, cioè perché eh, questi qua sbocciano. Cioè se li riesci a mettere in una, in una situazione no? in cui trovano delle risposte, eh, questi qua sbocciano autonomamente, non c'è bisogno che gli spieghi come fare a diventare famoso per dire, certo. che no, non ce l'ha nessuno poi il, la formula, capito? Cioè e, e, semplicemente appunto... La, la differenza e vabbè scusa questo te lo dico dopo secondo motivo è che volevo trovare un posto in cui la gente arriva e dice dove, dove sono cioè esatto. qualcosa che non ti fa cioè che ti fa perdere un attimo il senso della realtà anche perché l'arte ha a che fare esclusivamente con l'immaginazione quindi cioè a me è venuto Qua È quello che ti dicevo, c'è. Cioè, evo dopo ehm, a meno che non vuoi dire qualcosa, se vuoi dire qualcosa, mm, non diciamo di... che io sono so, son venuto da te e dopo mm. magari dico qualcosa. No, no, vai avanti, vai avanti. No, l'idea no: l'idea che certo. io voglio che la gente mi copi, quindi la dico così: proprio non c'è copia, right? copiate tutto quanto. Se vi va, poi se vi viene bene, mi date un 1% e siamo a posto. <ride> no, l'idea è quella che. L'arte non ha troppo a che fare con un, un prodotto, cioè non è un prodotto, cioè, tutto è nato da questo, da, un, da, un, da, da Oscar Wilde, e il ritratto di Dorian Gray, in cui a un certo punto... Parla così sommariamente, per, cioè per sintetizzare, del fatto che l'arte non è un prodotto. no? E se uno si sofferma su questa affermazione invece che dire sì, è una massima così di un caetino che, che si è fatto un po' di troppo no? e butta lì questa cosa, no, soffermiamoci su questa massima, diciamo, no? di, mettiamola in discussione, cosa vuol dire? L'arte non è un prodotto, vuol dire che l'arte non è uno spazzolino da denti. Uno spazzolino da denti. Noi lo progettiamo, lo, lo realizziamo e poi ne facciamo 10, 100, 1000, 10 milioni di copie, sempre uguali che hanno minimamente no, dalla tolleranza delle macchine. No? Bene, uno che ti ha fatto la più grande opera cioè nella musica, Michael Jackson. Michael Jackson non riesce a replicare i suoi successi, cioè ci è morto per non riuscire a replicarli. È andato in depressione totale. Ma perché creare una cosa del genere ti mette a confronto con te stesso, che non vale più niente, non vale come ti giudicano gli altri, non valgono i processi che lui ha avuto, non vale niente. Questo qui, cioè, facendo quella cosa che noi non siamo consapevoli di cosa vuol dire quello che lui ha fatto, perché lui ha fatto una cosa che, per quanto a me, stesse sui coglioni, Michael Jackson. No? E mi è iniziato a piacere molto dopo. È uno che ha venduto 140 milioni di copie e non sono neanche completamente, cioè, sono di più nel senso che non sono certificate tutte quelle che ha venduto, è una stima. Una no? stima. E, e il secondo è il secondo di 100 milioni di copie. Quindi, che cosa ha fatto lui? Ha fatto un qualcosa che va al di là del commerciale cioè Perché certo. un commerciale non ce la può fare ad arrivare a vendere una cosa del genere? È un qualcosa che lui è riuscito ad interfacciarsi con una parte di noi che noi non conoscevamo. Forse perché lui ha iniziato a fare musica che aveva 5 anni. Cos'è? Cioè... Ha avuto un percorso artistico particolare, adesso magari <ride> chissà, eh. se faremo anche mai un approfondimento sì. su Michael Jackson si sì, potrebbe. Ehm... No, lui ha avuto un percorso, per dire, avuto un percorso per dire, artistico più... incredibile, ha eh. fatto una cosa irripetibile, probabilmente facendo i conti con se stesso, eh, è come dici tu, perché lui ha fatto effettivamente delle cose che erano irripetibili anche da lui, eh, che, che sì. effettivamente era un extraterrestre, perché sì. eh, ma io ho citato lui, niente, ma in realtà questo, è, una beh, cosa, beh, è, è una cosa: è l'esempio: sì, è una cosa. È una e lui cosa è riuscito che però anche potuto... a, entrare, a entrare: è riuscito ah. a coniugare appunto quest'arte notevole con anche un, un, un buon eh, marketing, come si è di moda a dire negli ultimi sì, anni. Che poi si è <ride> probabilmente <ride> scialacquato così, però. Ma togliamolo probabilmente sì. perché comunque, cioè, vabbè, diciamo. Ma, che ma quello, era un vabbè, è, non è per dire Michael mai creativo. E poi per dire che comunque un, un artista in generale non, non può applicare quel successo, cioè può applicarlo magari anche in termini di vendite, ma non in termini di, di carico emotivo, di quello che ti fa provare, hai capito? Cioè, nell'insieme non, non è applicabile e poi non ha controllo se gli capita gli capita, vuol dire che è stato bravo a fare delle cose, ma non è come dire, eh, adesso faccio il cioè, per dire, prendi la BMW che la conosci bene la BMW no? ti fa un modello, poi l'anno dopo cioè, è, cioè pian piano aggiusta delle cose, poi quando esce il nuovo modello, mette a posto que quelle cose che non andavano prima poi ce n'è un'altra che non va, poi quello dopo si mette a posto, non è così No. Cioè, non è che, che pian piano no? e mantieni quel livello lì cioè scusa però, però mm. ehm, mi capita spesso di, di seguire eh, alcuni alcuni artisti che nel corso degli anni eh, apportano delle modifiche a talvolta anche proprio definitive a, sì. a, a, ai loro pezzi quindi sì. probabilmente ehm, Comunque l'arte ha un suo percorso, comunque, che continua ad andare avanti. È chiaro che certo. eh, magari il pittore non è che tutte le volte va lì, eh, ogni volta che passa da un colpo e così. Però, per esempio, nella musica è più semplice anche perché magari cambi musicisti, eh, cambi, sì. ti cambiano delle situazioni di vita e, e magari quel, quel contesto emotivo nel quale hai creato quel, quel, quel brano eh, va cambia e, e, e allora magari portano delle delle modifiche oppure acquisiscono delle abilità in più e quindi arricchiscono eh, a, arricchiscono i pezzi comunque comunque eh, adesso non so il target di età del nostro pubblico eh, mm. è vero anche che noi abbiamo vissuto eh, quei eh, momenti quella musica e eh, quelle canzoni in, anche in un momento della nostra vita nel quale le emozioni sono sicuramente molto più forti eh, mi spiego sì. meglio chi è vent'anni più giovane di me eh, 15 10 15 eh, guai a toccargli i beatles hai capito guai sì. a toccarli no ma ho se io ti dico qua. che prendo l'opera omnia dei beatles e me, le, e me le gusto tutte dalla prima all'ultima io no eh, cioè è un fattore di sì. gusti personali io però loro ti dicono: Eh, però quegli anni lì erano così. erano cosa... No, no, ma, ma infatti chi è venuto dopo diverse. di noi ha sentito parlare noi, ha sentito, ha sentito dire le stesse cose, hai vissuto con le emotività. Certo. Quindi è vero che oggi un quattordicenne, un quindicenne, un sedicenne, un diciottenne, un ventenne vive le canzoni di oggi con quell'emotività che abbiamo vissuto noi quelle di allora. E quindi certo. probabilmente per lui rimarranno eh, canzoni eterne. No. Questo no. No. Nel senso, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, no? Perché sono, cioè, ovviamente non è, è che è. si parla di un solo aspetto delle cose, cioè anche l'aspetto di cui parli te, del, della malinconia, del, del periodo della vita, eccetera, no? E questo è un aspetto ovviamente importante, non bisogna, cioè, però è importante ma che non può annullare un altro aspetto. Cioè, il discorso che fai te ha più a che fare appunto con la nostra soggettività. Il discorso che faccio io ha a che fare su come dire eh, ehm, l'approccio alle cose l'approccio alle cose cosa significa che cioè, come è cambiato il processo creativo ad esempio nella musica lo conosco bene ma penso che una cosa più o meno analoga abbia a che fare con le altre arti perché ha a che fare con certo. le nuove tecnologie che abbiamo no cioè oggi siamo lì che per dire ehm, fai cioè quando ti viene fuori un pezzo, no? metti, ti viene il giro con la chitarra, ti viene da tal cosa, sei lì che te lo suoni un po', te lo registri, no? lo metti lì, lo registri, poi lo, lo, lo editi, lo sposti, ti costruisci, poi ti viene un altro giro con la chitarra e ti costruisci pian piano la struttura della canzone. No? Sta cosa è anche molto utile e va bene, però il problema è che quella canzone lì in quel momento esiste soltanto diciamo, nella tua testa, esiste soltanto dentro di te, non l'hai portata fuori, non l'hai vissuta con altri, non l'hai... Non, cioè questo ha a che fare con la è lo scambio con le altre persone e la cura di alcuni particolari e che oggi visto che abbiamo nuove tecnologie che ci permettono di non so cantare sempre intonati perché c'è l'autotune non passiamo più tempo capito a cercare di, di trovare esatto capito cioè è una via di mezzo nel senso che ok allora Puoi fare delle cose in quel modo lì, cioè come si fa oggi, che siano accettabili, che siano ben presentabili, tutto quello che vuoi. Però il punto è che se tu non dedichi attenzione a certi particolari che hanno a che fare con il processo creativo da un punto di vista più artistico. Non, cioè non riesce a sviluppare quel tipo di attaccamento, ma nel senso che questa cosa qui, cioè, tu mi hai detto: no? Una nuova generazione vedrà quella canzone lì nello stesso modo in cui non è vero, per il semplice fatto che, se vai a vedere oggi quelli che i giovani conoscono, cioè, oggi i giovani conoscono un pacco di artisti del passato conoscono tanti artisti del passato, del passato definito in una certa, cioè un certo range di anni, cioè diciamo prima e anni '90 per vedere l'ultimo limite, diciamo, o, o giusto metà anni '90 se mettiamo i cioè nel senso, questi, questi artisti vengono continuati a ricercare, vengono continuati a ricercare perché comunque eh, a, un, a un livello più fisico. Diciamo, ti trasmettono delle cose. Se, se noi andiamo a vedere le, le, le Spice Girl e tutto quello che c'era intorno per dire, e oggi c'è soltanto da un punto di vista ludico alla, alla festa tal dei tali, no? che metti sulla la ti fai una risata. acqua, Barbie Girl, eccetera. Per dire, no? Questo, cioè, per fare le due. Ah, guarda, io sono ancora, sono ancora avvilito. Eh, dalla notizia di qualche anno fa che la moglie di Beckham abbandonava l'hip hop per sempre per stare dietro agli interessi di suo eh. marito. Guarda, una notizia <ride> che mi ha veramente abbattuto. <ride> ma, ma poi scusa no. scusa, cioè, in realtà non ha, non ha neanche. Peccato, che fa, no, alcun... vabbè, alcune. Alc poi è, è il solito ragionamento, no? C'è da una boy band e poi ti vengono fuori comunque. C'è cioè, qualcuno di buono, c'è, perché non è che ti mettono sì. lì poi. ehm cioè, no ma mettono gente preparatissima. Eh, preparatissima no mettono gente preparatissima cioè prendo Robbie Williams eh appunto cioè, cioè da una boy band ti può uscire anche quello che poi è chiaro che il progetto boy band di quegli anni lì era come era fatto no? cioè pigliavano un po' le... le le varie figurine, li sincronizzavano tra loro e li mandavano, e li mandavano fuori con lo spettacolino certo. preparato. Lo spettacolo è poi comunque sempre più o meno preparato, a parte io e te, che <ride> <ride> praticamente, cioè, sì. o io in generale, perché tanto, eh, lo sai, non, non... Sì, sì, sì. sì. Beh, partiamo, sì, sì, tu andiamo e poi dopo. Tanto il tuo, il tuo progetto Pantera, quindi ok, ci sono anche citazioni nobili. Ehm... Eh. <ride> ok, perché stavano parlando a me, nemmeno a me piace tutto dei no, titoli, tanto leggendo, ma sto non leggendo. tutto. Sì, sì. Oppure eh, invece dei Pantera mi piace tutto. Ecco, questo è un argomento che io avevo sollevato eh. anche eh, sul mio profilo. Instagram qualche tempo fa, e feci mm. proprio il sondaggio e, e chiesi: voi siete più da canzone o da artista? Nel senso, mm. parti dalla canzone, quindi senti la canzone mi piace indipendentemente da quale sia l'artista, sì. oppure siete più da artista, che tutto quello che fa ah. quell'artista lì mi piace? E cosa è venuto fuori? È venuto fuori un Cantone. testa a testa. Un testo a testa, ah, sì. testa mm. un testo a testa, poi alla fine la canzone, poi io sono da canzone, quindi probabilmente dopo nelle storie successive ho un po' condizionato il voto, ma <ride> io sono più da canzone, indipendentemente sì. da, quindi per me può averla scritta chiunque, ma se non mi piace, non mi piace, insomma, sì, che è un sì, po' sì. anche il rapporto canzone-testo, io parto sempre dalla melodia, se mi piace la melodia, allora vado ad ascoltare il testo. Continua a piacermi quella melodia, anche se magari il testo non mi piace tantissimo. Invece, mm. è rarissimo che un bellissimo testo mi faccia piacere una melodia che non mi piace. Quindi, eh. ognuno di noi ha delle reazioni. Sì, sì, sì. Sei un oh, Sanremese, sì. Matteo. Fucking supereroe. <ride> Io sono un fucking supereroe. Sono. <ride> no, ma, ma comunque c'è. Se mi invitassero a Sanremo col pezzo giusto e tutto quanto così faccio la strada al contrario dopo poi ovviamente come coach prendo mattia che mi riporta sulla strada artistica corretta però Ma no, non è non è non è no. che cioè, eh, di nuovo cioè guarda che anche se non no, ci un, sta. sono tanti artisti cioè è, è, non so come non so come spiegare è più una, una cosa del tipo cioè qual è la priorità cioè la priorità è una musica che che puoi ascoltare in ascensore, al supermercato, al taxi, eh, ma è importante, cioè è proposito. importante, cioè è importante quella musica lì, non ti sto dicendo che sia importante, certo. però il punto è che poi c'è un'altra musica, quella che ha passato la, la prova del tempo, capito? Io certo. mi baso solo su certo. quello. Qual è la musica che ha passato la prova sul te del tempo e che cosa hanno fatto, che cosa c'era di diverso? Come mai eh, prendi, come cazzo si chiama, James Brown, no? Che è un coglionazzo in realtà cioè nel senso è uno che semplicemente aveva voglia di suonare cioè, non è che ti mette dei concetti particolarmente no, nella sua musica però è uno sì. che ti sfornava anche 3-4 album all'anno suonati in cantina registrati con 4 microfoni e gli buttava qualsiasi cosa e tutt'oggi il, il Charlie più campionato è quello di James Brown come mai sì. Come? cos'è cos eh. che l'ha fatto passare la prova del tempo Capito? è ah. questo che mi incuriosisce però, passare guarda, tempo. Ah, eh. e per passare per quello che riguarda gli artisti nuovi, poi siamo, siamo qui per scoprirlo. Per scoprirlo, no? No? No, tanto, infatti. Eh, no, infatti. Gli artisti nuovi, però è chiaro, che, è, è chiaro che chi come te, per esempio, è, è un eh, purista, chiamiamolo, poi non è così Vabbè, della sì. musica suonata, eh, è evidente che ti, ti, ti relazioni anche con degli artisti eh, veri. Veri e propri, insomma, sì. non, non gente che, che, che campiona e che usa l'autotune. Sì. E, e mi ha sbalordito questo uso eh, sconsidera sconsiderato dell'autotune che, per l'amor di Dio, ho guardato X Factor, dai, te lo dico. Sì. Ma a me, <ride> pia a me piace, di, a me piace di più. A me piace di più. No, vabbè, ma te... a me piace <ride> di più outing. utilizzato in modo creativo, cioè esagerato sì, l'autotune rispetto, rispetto che usato per... correggere <ride> qualcosa, capito? Perché però, cioè, nel senso, se, se andiamo ad ascoltare... A no, Ben Eh? A ha sì. rotto i coglioni perché sono tutti uguali e, ma, eh. ma veramente tutti uguali perché tanto genera sì. un poi c'è quello che è più dotato vocalmente e mh, secondo me abbiamo dei problemi di connessione qui si blocca eh. Eh, eh, ma no, oggi no. ragazzi H3G okay. è... che è? È Wind 3 è, eh. è, not è not notevolmente in down e, sì. e chi deve usare delle, delle linee LTE per forza ci deve appoggiare, quindi mm -hmm. chiedo scusa per, se il video si interrompe in registrato, lo vedete più fluido, e, alla fine e, ne fanno un uso e, veramente esagerato. Un overdose di, di, di AutoTunes eh, con la scusa di usarlo in modo artistico È questo nuovo strumento che eh, sì. utilizzano in modo, in modo veramente esagerato. Eh, io, che delle volte registro i pezzi sul su, su registratore vocale del telefono, per esempio, perché parto da, dal presupposto che se sei intonato, devi essere intonato tu, cioè non, non è che puoi sì, oppure, sempre andare sì. a lavorare. E a mente interessa anche il fatto di non essere intonato perché per dire se vai a prendere un Paolo Conte, famosissimo, Beh, sì. tutto il mondo che ha fatto, cioè, non è che abbia un'intonazione perfetta, cioè, anzi, cioè, lui tante volte si scoccia di cantare una cosa. Cioè, te la, te, la, te la canta in modo così un po' no? Eh, eccetera. Cioè, e in quel caso lì, ad esempio, va molto fuori tono per dire, capisci? ma è una parte della caratteristica cioè della sua voce però fa cose delle... sue che magari sono anche volute fa sì. cose sue che sono anche volute sicuramente quando vai a fare eh, pezzi di altri la precisione è importante eh, sì. quando fai i pezzi tuoi mh, puoi mettere tutta la tua eh, personalità e quindi sicuramente gli artisti eh, più espressivi riescono, riescono poi a dare un'energia diversa, e... è, è, è quello che hai detto. Cioè, è il punto che anche la stonatura è una sì. parte di colore di quella tavolozza. Cioè, sì. Nel senso che uno sa cantare perfettamente intonato, però quella cosa per dargli quel, quell'enfasi, so, eh, quel, quel tipo di sensazione lì, magari no, si lascia andare ad una stonatura perché. È più realistica rispetto all'emozione che prova insomma, certo. Però vabbè. Ti provo a portare ad un punto perché non siamo ancora arrivati a quello che dicevo? L'idea, copiatemi, copiatemi l'idea. No? L'idea qual è? Il punto è che, ok, l'industria è rispettabilissima. Non sono più il pancab di una uh, ventina d'anni fa, eccetera. No? Che dicevano, l'industria, no, l'industria. L'industria è rispettabilissima e dentro l'industria ci sono alcuni dei più grandi, cioè delle, cioè ho, ho avuto modo di scoprire che ci sono alcuni dei più grandi appassionati di musica, eccetera, eccetera, delle persone con più culture, eccetera, eccetera. Benissimo. Però l'industria, essendo un'industria, no? Deve fare i conti con dei soldi che prende in prestito, metti da una banca, da una finanziaria, e che poi deve dare indietro, no? Quindi deve fare i conti in modo che gli tornino, ok? Benissimo, questa è l'industria. A me, a un certo punto, dopo aver riflettuto sulla cosa di Oscar Wilde, eccetera, no? dell'arte non è un prodotto, mi sono detto, quindi che cosa si può fare per far sì che la musica si riprenda un attimo da un punto di vista artistico, eccetera? E allora... Io lì ho realizzato, cioè per l'ennesima volta, essendo anche appunto uno che scrive canzoni eccetera, che appunto l'ispirazione, così come dicevo il successo, cioè un disco di successo eccetera, non è, non è un prodotto, non è qualcosa di prevedibile, così come un'erezione, no? tu non puoi prevedere di avere un'erezione nel momento in cui ti serve eccetera, benissimo. Allora come fai, visto che non la puoi controllare? Cerca di creare un ambiente favorevole. Okay. Un ambiente favorevole in cui l'ispirazione accada, no? Allora ti chiedi, cerchi ad andare indietro ritroso nella vita tutte quelle cose che sono successe prima che ti è venuta un'idea di far, cioè per fare un'idea cioè un per una canzone, eccetera, o quando ti sei sentito ispirato, cosa è successo, no? E cerchi di ricreare quella cosa, e la prima cosa che ti viene. La testa, che poi in realtà appunto non, non è che l'ho scoperto io, ma c'è tipo John Cleese dei Monti Python che c'è un bel video su YouTube che sulla creatività che è molto interessante. Che spammerei tanto volentieri, anche se c'hai i sottotitoli in tedesco, no? Cioè il primo la prima regola della creatività è il gioco, certo. Quindi, certo. prova che è un ambiente in cui tu puoi giocare, no? sperimentare. Ma anche sperimentare verso un'altra arte che non è la tua? No? Certo. Non c'è giudizio. Cioè, cosa succede? Questo, questa è la chiave. E in realtà sono arrivato tanto dopo perché se prendi la Google, la App, Google, la Apple e tutta una serie di aziende a certi livelli sono dei parco giochi quando ci entri. C'è tutto, c'è qualsiasi cosa perché? Perché tu, se io ti chiedo la massima, il massimo rendimento, tu non me lo puoi dare. Tu me lo puoi dare soltanto se ti stai divertendo. Certo. E questa è una cosa che insegnano a parec parecchio ai manager oggi, eccetera. Ma è una cosa da tenerci a memoria noi. Cioè, se noi ci divertiamo, cioè non è una cosa eh, ti stai divertendo, quindi non stai lavorando. No. No, no. no. il punto è che io per, per ottenere io, un certo... Un certo livello che tu non ci arrivi, io mi devo divertire. Certo. E già la frase mi devo divertire non ha senso perché il divertimento non è qualcosa che ti imponi. Quindi entrare nella modalità, nella situazione cioè in cui ti diverti, in cui giochi, è una cosa che è da studiare, eh? e ma non è una cosa che in qualche modo dici adesso lo faccio. No, se, se crei un certo tipo di ambiente, allora ti viene naturale farlo ed è qua. La, la scommessa esatto, che questa scommessa che tu hai giocato e quindi sei preso, sì. sei andato a Bologna, hai creato, stai creando esatto. giorno dopo giorno questo ambiente sempre più artistico e sempre più, eh, diciamo, favorevole a creare. A creare la, la condizione, infatti, me lo sì. dicevi. E chissà se anche durante una puntata di Underground Zero riusciremo a far nascere qualcosa all'improvviso. Che chissà, e esatto. magari la prossima la facciamo direttamente a Bologna da te. Sì. E... Non necessariamente io eh? devo fare. No, 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 tu devi assolutamente venire, cazzo! Cioè, poi non, non, cioè, da una vita che non suoniamo insieme, ci diciamo, eh. No, torniamo a fare, vieni qua e facciamo, cioè. e facciamo tutto, tutto in tempo reale, senza pianificare, eccetera. E, va, e comunque vuoi dire scusa: se ho un attimo, sì, sì. Vai, 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 vedo vai, vai, che vai. sta cioè, in realtà. No, 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 se io che volevo prendere un eh. cimelio, ma intanto vai prendilo, prendilo. <ride> No, dico che io, cioè io adesso mi rivolgo a chi ci sta seguendo che questo progetto qua, è, cioè abbiamo avuto il Covid, a me cioè questa è un'idea che io sto dietro da ormai 10 anni. Aspetta, scusa, mettiti Abbon in standby, scusa, eh, spieghiamo, vai. è un appartamento molto grande okay. che può essere utilizzato anche eh, come bed and breakfast da un certo punto di vista perché ha diverse camere, quindi può anche sì. ospitare in loco gli artisti piuttosto che... Sì, e adesso abbiamo delle okay. cioè persone che vivono qua stabilmente per il momento. Esatto. Ed è un luogo in cui all'interno c'è anche uno studio di produzione audio video che adesso da finire di completare. Per adesso vedete certo. qualcosa, poi ve lo farò vedere meglio nei prossimi giorni e prossime settimane. E uno studio di produzione audio video in cui creare delle cose, visto che comunque dal. dal insomma. Eh, cioè, da uno studio di produzione audio-video comunque ci si può trasportare all'interno un po' tutte le forme d'arte, no? Cioè, si può e eh, eh, niente, insomma, questo è un po' quanto. Però, come stavo dicendo un attimo fa, è un, un progetto in divenire, e poi oltretutto, appunto, dicevo, è un'idea che ho da dieci anni, ho detto, ah, adesso lo faccio, pandemia, no? Quindi <ride> proprio. <ride> quelle cose che dici ho perfetto. calcolato tutto ho, esatto. ho calco... Guarda, cioè non, non può sbagliare è perfetto non... no? pandemia <ride> e te dici ok perciò... con un tempismo perfetto sì. no? per perciò mi vengo a dire manca... eh. Cioè, bisognerà andare a suonare davanti alla gente, mica possiamo eh, fare No, infatti, no, in online, realtà abbiamo, eh? abbiamo anche già dei posti che ci chiedono di fare, vabbè. Comunque, lasciamo. Però quello che dico <ride> è se ci... cioè, le persone che... a cui sono piaciute, magari certi ragionamenti che abbiamo fatto che hanno voglia di fare delle cose in questo campo dal punto di vista artistico. Cioè, chiamatemi, mandatemi piccioni, eh, venitemi a bussare la porta, lanciatemi le uova, insomma, fate sapere che ci siete perché vogliamo coinvolgere persone. Non importa che siate dei luminari, che abbiate chissà quali talenti o abbi che abbiate voglia di fare. Certo. Questo è punto. E niente. E poi <ride> lasciamo una, una, una pillola perché siamo già eh. oltre l'ora e, e quindi, insomma, sì. eh, però, se è sempre così, insomma, il tempo poi <ride> vola. Ehm stai cercando di coniugare sia la musica che anche altre arti no certo tipo e eh, vabbè adesso io vi spiegherò meglio nelle prossime puntate mettiamola così okay. ma cioè non è cioè, io cioè nel senso in questo progetto c'è spazio per qualsiasi tipo di arte il punto anche qua per, per voler tracciare una, una linea no di cioè per per comprendere meglio che cosa si sta andando a fare, cioè, se l'industria cerca un target sempre più ampio, no? Io in realtà cerco un target sempre più piccolo di persone appassionate al, all'aspetto artistico della musica certo. o delle altre forme d'arte. E certo. poi la, la, cioè, la meta, no, cioè, una, una meta che mi pongo è quello di creare. Non solo, vabbè prima ho detto un ambiente fertile, che, certo. ma anche situazioni in cui le persone siano predisposte ad a, a fruire dell'arte della musica. Perché anche cioè, questa è una cosa che magari affronteremo nelle, nelle prossime puntate. Ma eh, l'effetto che ci fa una canzone, un disco o un film o una qualsiasi altra opera, io parlo di musica perché ne so di più di quello, no? Ma è una cosa che Dipende molto dal modo, dall'attenzione, dal momento, dallo stato d'animo che noi gli dedichiamo. Perché se tu ti ascolti un disco al buio con un impianto buono, no? Che ti fatti certo. e produce una certa serie di dinamiche in un momento in cui c'è solo quello nella tua testa, ti dedichi a quello, quel disco lì ti può cambiare la vita: cioè ti puoi innescare una serie di cose dentro la testa, no? Che poi la tua curiosità va a cercare e ti fa scoprire nuove parti di te o del mondo. E sta cosa qua. In passato era molto più normale, abituale certo. perché c'era un hi-fi in casa, eccetera. Certo. Oggi è da essere consapevoli di cosa ci perdiamo: perché da, da, un, da un cellulare che produce sotto i 500 Hz, noi non possiamo avere nessuna frequenza che ci muova il corpo, che ci muova, cioè nessuna vibrazione certo. che possiamo percepire. Quindi la musica a lungo tempo ci risulterà fastidiosa anche e ci impegnerà troppo il cervello, tecnicamente parlando, certo. no? E invece quell'altra ci predispone anche, cioè se, se stiamo lì abbiamo tempo, ci stiamo anche due o tre giorni. Come mai? Cosa succede? No? Quindi cambia anche molto l'attenzione e tutte le altre cose che ho detto, che noi diamo a quella forma d'arte lì. Altrimenti, questa forma d'arte non sarà in grado di darci quel qualcosa che ce la fa ricercare, che ci fa vivere un, un disco come se fosse un libro fondamentalmente. Dai. Ottimo, ce l'abbiamo fatto. <ride> <ride> no, non l'abbiamo ancora neanche iniziato in realtà. Eh. E, quindi, e quindi, insomma, io direi che ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi e che ci hanno seguito finora. Anche qualche commento, comunque. E, e anche Giussi che non ha, ha parlato. Giussi stasera la non ha parlato, che, mm. che ce ne parlerà la prossima oh. puntata perché anche lei è un artista. E sì. quindi volevo solo rispondere a Mike: no, si chiama Erisimo. Mm. <ride> quindi <ride> quello che dici tu, serve a fare altro eh, a cantare. Si chiama Erisimo. Ma adesso. Mattia, grazie mille. E, Giuse, grazie mille di aver presenziato. Ecco. <ride> <ride> non, grazie non... a te, Matt. Grazie, grazie eh, mille. Vieni, ci... vieni a trovare, cioè, essere, insomma. speriamo, speriamo eh. di poterla fare la prossima direttamente dal vivo, magari a Bologna. Sarebbe fantastico yeah. lì da te. <ride> che così, che così, Grazie mille. E sempre sempre ottima io ci sono stato da da mattina ma ci tornerò e quindi eh, lì si, si svilupperanno si svilupperanno probabilmente nuove nuove prospettive anche artistiche io ringrazio tutti per essere stati con noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 21 e vediamo di approfondire questi progetti artistici nuovi che ci sono e innanzitutto ma soprattutto grazie mille a Ground Zero Channel per eh, ospitarci, perché esatto. è, un, è una eh, web tv che eh, ci sta dando l'opportunità insomma di parlare di una cosa che ci appassiona. Vedo che appassiona anche, anche tanti tanti di voi e quindi mi raccomando iscrivetevi al canale seguite la pagina facebook telegram eh, twitter youtube eh, instagram e seguiteci ah, anche questa ada ah, tra un ciao. po' vi sparo anche i tiktok che quindi eh. ragazzi rimanete ground zero channel grazie mille a tutti e mattia buona serata cioè, ciao. ciao stai bene buona, buona serata ciao. buona serata a tutti